I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed. Guarda, ha il pavimento, il, come si chiama, la terrazza, ma perché c'ho il letto fuori? Lasciala, ecco, vai il letto fuori, lasciala stare, maniaco. Ma lo sto capendo. Vai a dormire fuori. Ma sei uno stronzo. Ehi, maniaco, vai via. Non le fare male. Signor maniaco, vada via, ecco, bravo. Oh, va. Entra nella squadra blu. Già fatto. Fermo, maniaco. Non sono da casa tutti ragazzi, io sono Giorgio 21 e a casa, oggi c'è a me, c'è? 72. Allora. Ma che cazzo faccio? Ho posato la mia cosa sulla cesta pensando che la stavo prendendo. Allora, oggi faremo una cosa. Stai pronto, Peppe? Sì. Tu vai a cercare i minerali. Ok. Mi piace bello sta cosa, mi piace. Io costruisco una cosa. È un piccone. Perché? Buono. E chi vuole un blasto piccone buono? Aspetta, non lo so. Ti posso fare quello di argento? Va bene, meglio di quello di rame. La. Però, oppure andiamo a scavare insieme? No, no, fai quella cosa perché ormai mi ha fatto venire la curiosità. Non c'ho abbastanza argento per farti piccone. Ma dove cazzo ce ne vuole? Uno. No. Due. Nemmeno. 97.000. Forse. Ok, piccone di rame, ho capito. Ma vado a scavare. Sperando di non morire. Sperando. Può essere che trovi anche qualche cesta? Può essere, trovo tipo l'universo. Allora, noi adesso abbiamo pochissimo, così poco legno. Ho parlato. Ah, beh, aspetta, vero? Posso metterti le rubi? Ma perché? Ma non le sta mettendo. Dobbiamo levare quelle specie di cose. Sì, ci penso io, missione suicida. No, no, ferma, ci penso io. No, io. Oh, ma Dio, c'ho compagnia. Yeah. No, è perché non difidi di me. Può essere che ti fai male, io non voglio che ti faccia male. Wow, fermo, non spaccare. No, fermo. Io posso salire. Anche io c'ho il cambino, vedi? Ah, vero, mica, porca miseria, me l'ero scordato. Arriva le rupi, arrivano le rupi. Le rupi? Le rupi. Le rupi. No, le rupi. Qual è? Sono carnivore le rupi. Le rupi. No. E le rupi? Nemmeno. Devo smettere di fare questo fatto da spagna. Arrivo, no! La torcia in mezzo alle scatole, via. Non ti parli di una torcia. Tada! Ecco che arriva fino a qua. A posto, io continuo il ponte. Ah, dici il tunnel? Così basso. Allora, noi spacchiamo il legno adesso. Ghiande, perché noi siamo scoghiattoli e ci mangiamo le ghiande. Questi alberi sono bassissimi. Proviamo più alti. Non mi piacciono i ponti. Ti piacciono i treni? Cosa? Ti piacciono i treni? Mi piacciono i treni! Allora, noi adesso trasformiamo tutte la maggior parte delle che abbiamo in piattaforme. E questa è l'unica informazione che andremo a Peppe. Perché non ho capito bene. Perché non stavo totalmente ascoltando. Molto meglio, così avrà più sorpresa. Ecco, continua a non ascoltare, perfetto. Allora, mettiamo altri. Da. Ah, ma stai facendo sicuramente l'altare per il coso. E che cacchio sto facendo? Per il boss. L'altare. No, l'altare, qualcosa per il boss. Io? Sì. Boss? Che vuol dire cosa per il boss? Aspetta! Per far spawnare il boss che avevamo trovato.
Non ci vuole su un'altra area far spawnare il boss. E stai facendo spawnare il boss? No, perché lo fai spawnare con della solo, ce la faccio. Ma se lo fai spawnare con me è come se lo fai spawnare da solo, quindi ce la fai. No, qualcosa la fai tu, tranquillo. Aia. Io ho fiducia nelle tue capacità. Siccome non ne ho. Che? Siccome non ne ho. Cos'è che non hai? Le capacità. Vedi che piango. Che? Che mi fai piangere, io ero... Sei sicuro delle tue capacità? Ora noi raccontiamo le barzellette. Volta Peppe, comincia tu con le barzellette. In serio? Sì, vai con le barzellette. Vedi che cominci con le battute squadre che mi vedo sul momento. Allora, una volta una bambina di 17 anni che era ancora una bambina di 17 anni e che era ancora in prima elementare, anzi no, scusate, in terza elementare. Arriva il primo giorno di scuola, cazzo di bistelli, morite male. Sì. Che disse questo? No, sì, succhia. E disse anche questo? No, non disse neanche questo. Questa bambina, allora, il primo giorno di scuola c'era suo professore che incomincia a fare domande e gli diceva alla bambina: allora bimba, ragazza, come mai sei ancora qui, a questa età sei ancora in questa scuola? E lei gli rispose: niente professore, perché qua mi piace, è molto bello. Allora il professore: ah bene, tua mamma che lavora, tuo padre che lavoro fa? Si parte la bambina. Minchia, me la sono scordato Giovanni. Mi sono scordato la barzelletta. Cosa hai? Ah, io trovo, mi sono fatto 87 di danno pure. Lo sai che questa la metterò, vero? Sì. Me l'avevo scordata, non me la ricordo. Stop un attimo il server. No. Ma non la devo andare a cercare. Vabbè, niente, non la cerchi. Come? Facciamo una con basso. Le faccio ogni giorno. Ah, ok. Questo mi dovrebbe dare fiducia. Forse. Ah, ok. Tranquillo, se qualcuno di tutto prova la con bassa, arrivo io con una scena e gli sbatto in testa. Ah, ok. Nel senso che gli do in testa. Ah, okay. Gli do un colpo. Ah, ok. Ma lo uccidi. Che? Ma lo uccidi. No, perché se la lascia fatta di rame è una merda, quindi è come se fosse qualcosa di burro, ecco. Ah, ok. Io ho un ashirame, me ne fai un altro. Lo sai? Io ho un ashirame e mi hai fatto capire che proprio fa cagare, mi sento di me. Ma io c'ho quella. Ma tu ti insulti sempre, quindi ci sei abituato. Le scuse. Solo perché io lui vuole una scia nuova. No, ma io non farei mai una cosa del genere. Ah, se, quindi mai oggi, non lo sapevo. Stronzo. No, questa mi è piaciuta. Gandalf, che stai facendo qui fuori? Stai invecchiando per caso? Che problemi hai? Povero Gandalf, lo prendi per chi? Tanto Gandalf. Gandalf, vai dentro che c'è troppo freddo per un anziano come te. Povero Gandalf. Sarà Gandalf. Ah, oh, sono solo consigli, se lui non li prende, poi io sono il dottore qua, perché io ho preso consigli dalla dottoressa, quindi io so tutto sulle cure mediche e altra roba. Io non uccido nessuno, tranne i conigli, le farfalle, le slime. Cazzo, slime di merda. È l'ora di... Allora, noi dobbiamo mettere questo qui. Ah! Mettiti! Brutto! Puttana. Brutto porca puttana, ecco, bravo Peppe, sei un consigliere, davvero. Oh! Chi è arrivato? Chi è arrivato? E non lo vedi la chat? Cos'è quel coso? Allora, questo sta qui, sta qui. Dovrebbe essere il...
Sto facendo, lo dico subito, aspetta. Allora, cazzo, queste cose qui non salire per nessun motivo. Madonna santissima, ti prego. Cosa ti prego? No, non morire. Ah, è quello che tipo fa le tinte. Cosa hai trovato di minerali? Niente. Come niente? Come? A posto, dobbiamo rifornirci. Dobbiamo avere pronte le armi e tutte le altre robe. È qualcosa per il boss. Non serve per evocare il boss, serve per affrontare meglio il boss. Vabbè, sì, sembra qualcosa per il boss. Quindi dobbiamo prepararci. Va bene. Va benino e tutta l'altra roba. Perché stai andando in caverna? Vieni qua. Noi abbiamo fatto questa bellissima piattaforma. Qui, questa. Con questo qui affronteremo il boss meglio. Andremo con Beppe a cercare i minerali. E poi affronteremo il boss. Nel prossimo episodio. Peppe! Vuoi provare una nuova cosa? Cosa? Vai a provare ad andare nelle spade. Nelle spade? Premi ESC e clicca sulle spade. Fatto? Sì. Guarda. Aia! Mettila! A posto. No, ci manca qua solo Minecraft. Basta, smettila, non devi levalo. L'ho levato. Devi cliccare sulle spade per levarlo. Ok. Ma se tipo io lo metto e tu no, ti posso colpire lo stesso? No. Ah, posso. E tu tipo mi puoi obbligare a metterlo? No, come posso? Tipo con un comando, visto che sei l'OP. Non so, che conoscono? Ma non penso ci sia un comando. Beppe, uno scrigno! Uno scrigno! Di qua, vieni! Arrivo, ragazzi, arrivo! Lo scrigno, eccolo qua! C'è allora. Il boomerang, c'è il mio! Allora, qui c'è una statua del di un vecchio re. Statua re, infatti. Dove sei? Sopra, sali sopra. Cazzo, ma... Una statua di un cuore. Cose distrutte. Che figo questo quadro! È mio. Allora, qui dentro ci sono Shoy Spighetti che prenderò io perché Peppe ce li ha. Una moneta d'oro. Dei bastoni luminosi. Una Regal Potion. Due pozioni per camminare sull'acqua. Pozioni curative, una dinamite e frecce. Va, niente di particolare. No! Un altro scrigno! Dove? No, scherzavo, è una tenda. E noi ci vediamo il nostro lampadario. E per questo video stavolta può essere davvero tutto. Ci vediamo anche questo bellissimo quadro, perché è qualcosa di bellissimo. Non l'ho mai visto questo quadro. Dove sei? Qualcosa. Dove sei? Ma porca! Ah, non potevi rimbalzare. Prendi le mie monete, va. Comunque questo quadro lo mettiamo qui. Ecco, epico, epico. Ma ci prendi le mie monete a me? A te, allora a chi? Tu sei pazzo. Io tra poco muoio. Sono sopra, devi salire. Comunque un saluto a casa tutti ragazzi. Da giorno 21. E da coso. Ciao coso. Ciao a tutti, ciao ciao.